ero qua che leggevo i vostri messaggi. Incontro lui che mi gira un link e un codice. Così faccio e bomba! Le mie orecchie si commuovono, il mio cervello va in pappa e mi sale un'invidia! Perché la musica che fa lui è quella che vorrei fare io. E mentre ascolto il suo album autoprodotto, mi chiedo se esiste ancora la musica indie. Intendiamo con musica indie la musica indipendente? È quel genere di musica che si stacca dalla cultura di massa. Nasce nel tessuto underground, quindi sottosuolo delle città, a metà degli anni Ottanta, dove artisti e musicisti sperimentavano suoni senza la necessità di voler vendere a tutti i costi, quindi senza sottostare al volere delle grandi etichette discografiche. Quindi il disco o le cassette te le producevi e pagavi da solo, ma potevi anche esprimerti come volevi. Ma è con l'inizio degli anni 90 che la cultura indie ottiene il maggior successo di pubblico. Nirvana, Soundgarden negli Stati Uniti, Blur e Oasis in Inghilterra. In Italia Manuel Agnelli, sì, proprio lui, con gli After Hours, Marlene Kunz, Verdena, ma anche Morgan coi Blu Vertigo. Per assurdo, è in quegli anni che la musica indipendente trova l'interesse anche delle grandi etichette discografiche. Ed è qui che molti indipendenti diventano i dipendenti delle etichette discografiche. Negli anni 2000 si fonde un po' tutto, anche grazie all'avvento di internet. I cani, lo stato sociale, Zen Circus, Levante. Possiamo annoverarli tra la cultura indie 2.0. Ecco, questa cosa del 2.0 se l'ha inventata il Broschi adesso, non ve la rigiocate con nessuno. Detto questo, torniamo a loro, che mi hanno fatto scoprire molti siti internet dove la musica indipendente è ancora di casa. Bella dal Broschi!